Giorno ricordo a me stesso che la mia vita materiale e spirituale dipende dalla fatica di altri uomini vivi e morti e che devo impegnarmi a dare nella stessa misura in cui ho ricevuto e continuo a ricevere. In questo programma dell'educazione sulla salute abbiamo sempre parlato di un messaggio che Marco conosceva molto bene da molti anni prima di conoscerci. Il suo lavoro al Teatro Stabile a Catania ci ha dato l'opportunità di conoscerci e io l'ho chiesto se lui, anche senza la mia guida, sarebbe stato disposto a darvi la sua opinione sulla salute e il suo modo di vedere la responsabilità di ogni individuo. Va bene? Quindi partiremo direttamente con il suo punto di vista, senza le mie domande. Quando si parla di salute si parla soprattutto, secondo me, di cibo. E quando si parla di cibo generalmente si parla solo di cose materiali, cioè nel senso che il cibo è i primi piatti, il pesce, la carne, la verdura, la frutta, cioè quello che si mangia. Dal mio punto di vista credo che non esiste solo quel cibo. Quello è un cibo, ma l'uomo, siccome è una struttura molto complessa, credo che Paul poi vi avrà parlato dell'uomo nelle sue varie composizioni, non solo di fisiche, credo che quando si parla di salute bisogna pensare non solo al cibo fisico, che è una componente fondamentale, perché il cibo fisico è quello che noi, come dire, noi diamo al nostro corpo quotidianamente più volte al giorno. Però dal mio punto di vista, che non è solo il mio, ma è quello che vogliamo di una certa medicina, a cui la chiamano esoterica, si può dire naturale, olistica, chiamiamola così per intenderci, cioè dell'uomo globale, esistono anche altri tipi di cibo. Abbiamo per esempio, esiste un cibo che è dato dalla nostra respirazione, dalla qualità con cui noi espiriamo, quindi la respirazione è un'altra fonte di cibo per il nostro corpo. Poi c'è un'altra fonte di cibo importante che sono i nostri pensieri, cioè la qualità del nostro pensiero. E poi c'è ancora un'altra fonte di cibo che è la qualità delle nostre emozioni. Quindi poi ci sarebbe anche un'altra fonte di cibo, ma lasciamo perdere. Diciamo che le cose fondamentali, i quattro cibi fondamentali che servono all'uomo sono il cibo solido, il cibo diciamo aereo, la capacità che noi abbiamo di respirare, i nostri pensieri e le nostre emozioni. Quindi quando secondo me si parla di medicina non bisogna trascurare queste quattro qualità. Quando si fa un'indagine, secondo me da un punto di vista clinico, è interessante capire che la persona come si ciba, non solo cosa mangia, cosa beve,
Ma che tipo di qualità di vita ha? La qualità della vita è data non solo da cosa uno mangia, ma da cosa uno pensa, come pensa, da che tipi di emozioni uno tende a sviluppare o tende a coltivare. E qui il discorso sarebbe molto, molto complesso, molto ampio, perché ci porterebbe a capire che se una persona, magari voi avete accanto a voi una persona che continuamente dice va tutto male, il lavoro mi va male, questo mi va male, quell'altro mi va male, e deve fare un esame e dice già in parte mi andrà male, oppure deve affrontare una qualsiasi situazione con una donna, io amo quella donna, ma mi andrà male, quello gli andrà sempre tutto male, perché è come se formasse una nuvoletta di fantozzi sulla propria testa, che poi in realtà questa nuvoletta c'è. Da un certo punto di vista energetico, questa persona sviluppa una, come dire, un'energia negativa su se stessa, e questa energia negativa prima o poi, siccome è legata a questo suo modo di pensare, si scarica e gli andrà senz'altro male. Quindi si dice aiutati che il ciel t'aiuta, vuol dire cerchiamo di pensare in positivo, perché se una persona che pensa in positivo e ha la capacità di vedere e di sviluppare e di dare positività verso se stessa e agli altri, questa è già una fonte di cibo assolutamente straordinario, per, non solo per chi lo produce, ma anche per le persone che ti stanno intorno. Tant'è vero che nel sud, no, della cultura napoletana, per esempio, c'è quello che porta sfortuna, si dice. Quelli che portano sfortuna sono per lo più persone che hanno questo atteggiamento negativo nei confronti della vita. La tendenza sarebbe sempre di pensare che basta che i nostri pensieri sono chiari e tutto andrà bene. E su tanti punti di vista questo è anche verissimo. Il problema è quando i nostri pensieri sono contaminati dalle disinformazioni, delle propaganda, delle impostazioni economiche e politiche che ci rubano di noi la nostra intuitività, la nostra opportunità di incontrare intorno di te, intorno di noi, ciò che è veramente naturale. E quindi lo scopo di questo programma, e insieme con questo speciale intervista, è di farvi rendere conto che ci vuole una strategia, non soltanto intuitivo, ma anche esterna, per mantenere l'equilibrio, per fare il proprio percorso. Sì, questo è, direi che è fondamentale. Soprattutto, cioè, bisogna pensare che esiste, come dicevamo anche prima quando si stava parlando tra di noi, esiste una struttura politica di potere sanitaria, perché dobbiamo pensare che la sanità è un grosso business, è una grossa azienda, e su questa azienda tante persone ci mangiano. Le prime persone che ci mangiano sono le case farmaceutiche. Voi sapete che quasi un 15-20, se non forse di più, 20% delle malattie dell'uomo sono iatrogene. Iatrogene significa che sono indotte dall'induzione di farmaci. Se voi ci pensate è pazzesco questo. Cioè abbiamo delle persone che si ammalano perché prendono le medicine, ma voi avete mai provato a leggere, andare in una farmacia, comprare una qualsiasi medicina, qualunque essa sia, chimica, e leggete posologia, poi leggete la composizione, e poi in fondo avete una pappardella lunga così sulle controindicazioni. Allora voi troverete sempre che le controindicazioni sono maggiori delle capacità curative di quella medicina. Fate questa, perché bisogna sempre essere molto consapevoli e coscienti delle cose che facciamo, questa è una cosa fondamentale in tutte le cose che facciamo. Leggete sempre ciò che c'è scritto su ogni prodotto che comprate, cosa c'è dentro. Voi andate al supermercato, comprate una scatola di fagioli, una scatola di... Guardate dentro, non c'è scritto fagioli, ma c'è scritto colorante, additivo, conservante, quelle sono schifezze che voi vi mangiate. Lo stesso ritornando alle medicine, quindi qual è la prima medicina, no? Il medico di una volta, il famoso medico di famiglia, il medico di campagna, io sono cresciuto e nato in campagna, quindi non avevamo il medico di campagna, e mi ricordo quando ero bambino, il medico di campagna, il medico di famiglia diceva la più grande medicina è il cibo, date da mangiare, a volte dice quando sta male il primo cibo è il non cibo, cioè è il digiuno. La prima grande terapia, già Paracelso, che è stato un grande medico rivoluzionario, parlava del digiuno come
capacità terapeutica, no? E quindi il recupero del nostro organismo. Quindi mi ricordo che mia nonna, quando io stavo male, i bambini stavano male, non si chiamava il pediatra, perché non c'era il pediatra, c'era il medico, e il medico di famiglia era pediatra, era otorino, era pneumologo, era tutto, no? Diceva, il bambino sta male, non deve mangiare, oppure il nonno sta male, anziano, chiunque sta male, digiuno, brodino, acqua, acqua calda. Al mattino, appena ti svegli, la prima cosa da fare, beviti un bicchiere di acqua calda, mai fredda. Queste erano cose che il medico diceva. Mezzo limone spremuto dentro, un po' d'acqua calda. Sono cose semplici, non c'è bisogno di andare, uno ha un mal di testa, sta male e si prende una pastiglia. Ci sono quelli condizionati che se non hanno la pastiglia chimica stanno male. La natura, e cioè il nostro mondo, circostanze, ci viene in aiuto. Purtroppo oggi la natura è contaminata, c'è questo da dire. E quindi c'è un grosso problema che, così come i nostri pensieri sono inquinati e così le nostre emozioni sono inquinate, anche i cibi sono inquinati. Allora, purtroppo bisognerebbe alimentarci con degli alimenti di carattere biologico. E se voi vi alimentate con i prodotti biologici, fate due cose buone. Una cosa buona la fate a voi stessi, al vostro organismo, nel senso che date delle sostanze nutritive non inquinate di schifezze. E la seconda cosa buona, aiutate l'agricoltura biologica a svilupparsi. E quindi aiutate in qualche modo anche altre persone e aiutate un'economia pulita a svilupparsi. Per essere molto chiaro sulla posizione farmacologica, iniziamo dall'inizio. Decidiamo che vorremmo tutti essere scienziati per aiutare il prossimo e quindi dobbiamo studiare come è fatto il corpo. Per un farmacologo significa che si deve studiare attentamente la biochimica del nostro organismo. Adesso dobbiamo precisare. Studieremo quello che succede quando il corpo funziona bene e quello quando non funziona bene. Quando non funziona bene, qualche cosa che c'era prima adesso mancherà. E qui c'è un bivio. Noi possiamo chiederci cosa dobbiamo fare per provare di restituire quello che manca. E questa è una strada, la guarderemo prima. Dobbiamo provare al nostro meglio di duplicare quella sostanza che manca. Al peggio sarà un'imitazione con controindicazione. Anche al meglio non avremo mai lo stesso dosaggio del cervello del corpo. Ricordiamo, il farmacologo studia quello che il cervello fa per il corpo. C'è un altro punto di vista, e quello è che se il corpo prima lo faceva bene e adesso non la fa bene, come mai non la sta facendo? Che è il soggetto del nostro programma. Questo non è da negare nella maniera più assoluta le cose favolose fatte da gente intelligente e seria e in gamba e grintosa e molte di volte e molto coraggiosa nella ricerca di eliminare la sofferenza umana. Il problema è che il pubblico oggi ha le grossissime difficoltà a fare discernimento fra quello che è educativo e quello che è solo propagandistica. Questa è una cosa molto importante. E quello che è lo scopo di questo programma è di mettere alla portata vostra le capacità di conoscere se stesso, costettare i miglioramenti e non essere più un pollo per le propagandiste. Vedete che tutti gli educatori nel campo sanitario insegnano che la soppressione dei sintomi è pericolosissimo. Noi dobbiamo sapere perché il corpo sta reagendo e voi mi potete vedere come sindacalista per il corpo. Il corpo avrà sempre ragione. Quando sta facendo una cosa che ci fa fastidio è la somma dei nostri sbagli, la nostra sovraccarica, che noi dovremo imparare ad eliminare e cambiare. Paul ha toccato un punto che è, direi, fondamentale, e cioè il problema della consapevolezza. I grandi maestri spirituali che sono incarnati sulla Terra dicono che l'uomo oggi, lo stadio, la gran massa di miliardi di persone incarnate su questo pianeta, sono dei sonnambuli. E beh, da un punto di vista hanno ragione, perché se loro sono degli illuminati, e illuminato vuol dire colui che è risvegliato, quelli che non sono al loro livello come stato di coscienza vuol dire che sono sonnambuli, che dormono. Quindi
io sono un sonnambulo rispetto a un maestro spirituale che è un risvegliato, un illuminato. E il primo grande insegnamento che ogni maestro spirituale, orientale o occidentale, vi dirà è quello di essere soprattutto nella vostra vita, a cercare di sviluppare una qualità, non mille, una, e cioè la consapevolezza. Vi diranno sempre, volete picchiare uno? Va bene, picchiatelo, però siate consapevoli. Cosa vuol dire? Come siate consapevoli? Sì. Perché in genere voi, uno si arrabbia, come si dice noi, si lascia prendere dall'ira e poi magari pesta uno, lo prende a schiaffi e poi arriva magari anche a ucciderlo. Poi dopo si risveglia e fa, oh mio Dio, ma cosa ho fatto? Ero fuori di me. In genere si sente dire questa frase, no? Uno compie un'azione terrificante e dice, ma mio, io ero fuori di me, non sapevo cosa stavo facendo. Essere fuori da noi, essere fuori di testa, oppure si dice, ma quello lì è fuori di testa. Queste frasi, che sembrano frasi fatte, in realtà hanno una loro ragione di essere. Essere fuori di sé, essere fuori di testa, significa non essere consapevoli. E la non consapevolezza porta a compiere degli atti di cui noi non ci rendiamo conto. Vi faccio un esempio. Non so quanti di voi siano dei fumatori accaniti. Io dico sempre, rivolgo questa domanda, perché fumi? Uno dice, fumo per piacere, no? Se no cosa fumo a fare? Fumo perché mi piace. Ma fumare, il piacere cos'è? Il piacere è un qualche cosa che tu te ne rendi conto se hai consapevolezza. Anche mangiare un piatto di spaghetti con le alici è un piacere, ma se io mentre mi mangio questo piatto di spaghetti parlo con Paul continuamente di cose, io mi mangio lo spaghetto, parlo con lui e non mi rendo conto di cosa ho mangiato. Anche questa è consapevolezza, assaggia quello che mangi. Se uno fuma 40 sigarette al giorno, io credo che non è che ogni sigaretta che si fuma lui sta lì e se la fuma tutta con consapevolezza. L'accende una, parla con lui, telefona, fabbrica, poi... e alla fine della giornata ha fumato 40 sigarette. Ma quanta consapevolezza ha messo in queste 40 sigarette? Credo zero. Piacere? Zero. Quindi cos'è? È un'abitudine. L'abitudine non è consapevolezza. Allora il maestro dice, fuma 40 sigarette, ma ogni volta che fumi una sigaretta, concentrati e fumatela tutta. Vedrai che alla quarta sigaretta smetti di fumare. Non so se mi sono spiegato. Cioè la consapevolezza vuol dire capire esattamente che tipo di vita, cosa facciamo, capire i nostri errori, che cosa stiamo facendo. E questo vale per tutta la vita, come vale per ogni cosa della nostra vita e vale anche per la presa di coscienza del nostro star bene, delle nostre malattie. Credo che sia quello che sta facendo Paul. Paul è semplicemente uno strumento che cerca di sviluppare in voi la consapevolezza della vostra salute, di che cosa significhi star bene e che cosa significhi star male, per fare in modo che ognuno di voi diventi a sua volta, non dico medico di se stesso, ma comunque consapevole del proprio corpo, delle proprie energie, della propria capacità di poter utilizzare al meglio questa nostra macchina e quello che ci sta dentro. Prima stavamo parlando con Marco delle grossissime giochi di potere che esistono nel mondo, che mettono intenzionalmente in schiavitù le grandi masse. Non vorrei mai farvi pensare che io ero in una posizione da presunzione o superbia, vi do lezioni. Per convincervi, vi dico che quando sono uscita dalla scuola di scienza biologica con una laurea in metodo di ricerca, non avevo neanche sentito la maggior parte delle cose di cui vi parlo in questo programma, perché c'è stato costruito finanziariamente un muro di gomma attorno alle università. Io vi sto parlando in un paese in cui la maggior parte della gente non sono neanche entrato in università. Non si parla di essere snob o più intelligente o meno, si parla semplicemente delle opportunità che la società ha avuto. Vi chiedo di considerare che tipo di struttura sociale e sanitaria possiamo avere quando tutte le scuole di medicina sono gestite della ditta farmaceutica.
sotto la forma di ricerca, sotto il nome di ricerca, ogni persona di responsabilità riceve come stipendio, come borsa, come quello che vogliamo, una sovvenzione economica. E io non sono contrario a ricerca o sostegno o incoraggiamento intellettuale, ma vi chiedo di considerare che forse l'obiettività se ne va a farsi benedire in questo tipo di situazione. Anche perché quando si vede come è sviluppato, voi avete delle strutture che conoscete meglio di me. Nessun ricorso legale per sbagli, medici che parlano di tentativi, terapie che sono messe insieme in una maniera che dei ricercatori che hanno inventato quelle farmaci non le metterebbero mai insieme in quella combinazione. Ma soprattutto la vostra triste accettazione di tutto ciò che è successo. Ah, è così. La consapevolezza che potrebbe nascere da questo programma è che la farmacologia è un tentativo umano, anche volendo con coraggio e intelligenza e buona intenzione, di duplicare quello che il cervello fa in ogni caso. E Marco e io, che tutti e due abbiamo bella esperienza con digiuni, possiamo parlare di quanto funziona un corpo quando è pulito. E in tutti gli approcci farmacologici non c'è un momento di pulizia dell'organismo. Vi sorprenderà di sapere che quando il corpo è pulito, è ordinato, è riposato, è in pace con se stesso, non c'è bisogno della farmacologia, ma in rarissima eccezione, di trauma fisico e psicologico. Chiudendo, vorrei ringraziare Marco per la sua molto potente e molto sentita partecipazione, e vorremmo insieme incoraggiarvi di non accontentarvi di troppo poco nella vostra vita. Ci sono tante cose che vanno storte, ma vi chiediamo del vostro spirito creativo, della vostra intelligenza innata, di cercare in ogni momento di vedere se non c'è una più grande interpretazione del momento per darvi lungimiranza e una visione globale. Grazie Marco. Grazie Paul. A presto, ciao. Mm-hmm.